La Giunta Comunale ha approvato su proposta dell'assessore al bilancio Pierpaolo Baretta la delibera di rideterminazione a decorrere dal 1 luglio 2023 delle tariffe dell'imposta di soggiorno presso le strutture ricettive della città. Le tariffe attualmente in vigore risalgono al 2019 e dal confronto con quelle applicate nelle altre città capoluogo risulta un carico impositivo medio più basso. Inoltre, se l'incremento dei flussi turistici da un lato produce reddito, dall'altro aumenta il fabbisogno dei servizi di accoglienza, di decoro e il miglioramento dei servizi pubblici. Dal 1 luglio saranno quindi applicate le nuove tariffe che prevedono l'aumento di 50 centesimi per tutte le strutture ricettive cittadine, tranne per gli alberghi di 5 stelle lusso, le cui tariffe sono già uguali a quelle in vigore nelle altre città. Sulla questione è intervenuta anche l'assessore alle attività produttive del Comune di Napoli, Teresa Armato, che ha dichiarato: anche alla luce delle richieste emerse nel corso degli incontri che abbiamo avuto con gli operatori del settore alberghiero ed extraalberghiero, abbiamo scelto di destinare almeno il 50% dei proventi della tassa di soggiorno agli interventi in materia di turismo, nonché al miglioramento dei servizi pubblici locali, con l'impegno a non apportare ulteriori incrementi fino al 2025, ha poi concluso.